Presidente, un altro aiuto alle giovani coppie, quindi sul fronte della casa. Sì, abbiamo firmato un protocollo d'intesa con ABI per prorogare una misura a favore delle giovani coppie, un intervento per abbattere gli interessi sui mutui per l'acquisto della prima casa. La scadenza era il 31 dicembre, l'abbiamo prorogata al 24 febbraio 2014, abbiamo semplificato le procedure, abbiamo aumentato il reddito ISEE da 35 a 40 mila euro e abbiamo alzato l'età da 36 a 40, da 35 a 40 anni. Un favore per chi vuole mettere su casa, vuole mettere su famiglia, comprarsi la casa, è una misura che funziona, e che oggi abbiamo, intensificato nei suoi effetti. Ci sarà una campagna di comunicazione, diffusa a tutti gli interessati e sono molto soddisfatto di questa misura che abbiamo deciso. Sul fronte nazionale c'è ancora un po' di confusione, adesso si parla anche di TUC Un po'. addirittura, questo tributo insomma, unico sui comuni. Sì, io non corro dietro agli emendamenti della legge di bilancio, che sono migliaia, aspetto di vedere e spero che almeno non venga peggiorata per quanto riguarda i saldi, della Regione Lombardia. Già abbiamo una penalizzazione di oltre 300 milioni di euro, spero di evitare ulteriori tagli. La notizia positiva è che qualche giorno fa abbiamo sottoscritto trovato l'accordo sui costi standard che porta alla Regione Lombardia una cinquantina di milioni di euro in più nella spesa sanitaria che serviranno per ridurre i ticket. È un impegno che avevo preso, una promessa che avevo fatto e che è stata mantenuta. Assessore, 20 milioni di euro per il recupero dei alloggi sfitti, 4 milioni e mezzo per le giovani coppie, questi sono più o meno i recenti interventi. Sì, sono 20 milioni che abbiamo destinato per il recupero degli alloggi sfitti, 10 milioni per la città di Milano e 10 milioni su tutto il territorio lombardo, ovviamente una manovra dedicata ad ALER e comuni. Con questi 20 milioni si potranno recuperare oltre 3.000 alloggi e in un momento di grande emergenza abitativa come questa poter rimettere a disposizione delle famiglie che ne faranno richiesta, ma è anche delle 55.000 famiglie che sono in graduatoria, potranno in qualche modo avere altri 3.000 alloggi a disposizione. Poi guardando quelli che sono i numeri per esempio che ci ha fornito ANCE, ci sono in Regione Lombardia più di 70.000 alloggi invenduti. Allora, l'invenduto deve trovare una sua collocazione in tutti i modi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che comunque si studieranno quelle azioni fondamentali di housing sociale, perciò mettendo insieme più soggetti che possono essere regioni, le ALER, i comuni, i privati, perché ci devono stare i privati, le banche, e in questo modo poter anche in qualche modo rimettere in pista questi 70.000 alloggi, che significano anche un volano per l'economia, perché vuol dire che comunque le imprese edili ricominciano ad avere respiro, capito? Perché adesso hanno solo ed esclusivamente degli alloggi di cui pagano l'IMU, punto. Questo accordo con ABI tende a facilitare, agevolare, diciamo, promuovere sul territorio lombardo questo contributo che è stato dato con un importo complessivo di 5 milioni che va in un cosiddetto contributo in conto interesse, passando, come è stato detto simbolicamente prima, alla rata, cioè passare con 200 punti base. Il costo e l'abbattimento, diciamo, in conto interessi per i primi 5 anni. Questo avviene su un importo del mutuo che può essere fino a 150 mila euro su un acquisto complessivo di 280 mila euro. I punti, diciamo, essenziali di questo accordo sono innanzitutto che c'è stata anche una proroga e quindi si prendono in considerazione le domande che sono state nel 2014. È stato elevato, diciamo, l'indicatore sintetico, diciamo, economico equivalente da 35 mila euro, che è un po' l'indicatore tra patrimonio e disponibilità e reddito delle famiglie, delle giovani famiglie, è stato, diciamo così, passato da 35 a 40 mila euro. L'età dai 36 ai 40 anni, quindi è aumentata la possibilità, visto che i patrimoni si svolgono tempo, e poi è stato diviso anche l'importo di 280 mila euro sul proprio box in modo che ci
possa essere también ex, diciamo, proprio sull'acquisto.